ragazze, ciao ragazzi. Allora, ultimamente, anzi da un po' che su YouTube va tantissimo di moda cercare di riproporre il makeup tutorial di qualcun altro. E ho pensato che sarebbe interessante cercare di riproporre un makeup tutorial di Barbie, perché se non lo sapete, Barbie ha un suo canale su YouTube, ha un suo profilo Instagram, quindi è super social, e ha anche dei trucchetti di makeup che sono parecchio interessanti, anche se alcuni sono piuttosto bizzarri e non credo tanto riproponibili, ma sono comunque interessanti. In particolare ho trovato questo makeup tutorial che teoricamente sarebbe per Halloween, ma visto che manca un mese a Carnevale, diciamo che ci sta, e sarebbe il makeup tutorial di un cervo, di un cerbiatto. Quindi oggi il mio computer è già qui pronto con il suo tutorial, cercheremo di seguirlo passo passo per riproporre il suo esatto makeup e vediamo che cosa ne viene fuori. Se questo fosse un makeup tutorial normale, come sapete, andrei ad applicare il primer iniziando, però lei non lo fa. Praticamente Barbie è talmente figa che non ha bisogno del primer, ok? E quindi lei dice di andare direttamente ad applicare il fondotinta. Quindi stessa cosa faremo noi, vado ad utilizzare il mio fondotinta preferito del periodo, ormai lo conoscete tutti, è di Diego Dalla Palma, si chiama Nudissimo e la mia colorazione è la 242N. Nel video lei dice di applicare il fondotinta ma non fa vedere l'applicazione, in realtà ha in mano un vasetto bianco, quindi non so con che cosa va ad applicarlo il fondotinta e inizia praticamente già con la base fatta, quindi noi andiamo ad applicarlo come al solito con la Beauty Blender. E ho sempre timore che la Beauty Blender rosa lasci effettivamente del colore rosa sul viso, perché quando la lavo mi lascia sempre dei residui fucsia, quindi voglio sapere, ma sono l'unica o capita anche a voi? Copriamo tutti i brufoletti, perché Barbie si sa, tutto ha e tutto può avere tranne che qualche imperfezione, quindi la pelle deve essere super super full coverage e super super perfetta. Tra l'altro commentate, fatemi sapere se lo avevate già incrociato il suo canale o il suo account Instagram, perché ragazzi ha un sacco di iscritti, cioè Barbie spopola e Barbie continua ad essere sulla cresta dell'onda nonostante sia vecchissima, perché tipo non so da quanti anni esista Barbie, tipo 60-70, una roba del genere, però ragazzi spacca di brutto. Devo cercare di coprire questi brufoli con il fondotinta perché lei non applica correttore. Praticamente Barbie è così figa che non ha né occhiaie, né brufoli, né imperfezioni, né discromie di ogni tipo, ok? Quindi praticamente lei basta il fondotinta, beata lei. E sto cercando di coprirli completamente con il fondotinta, ma non è semplice, proprio per questo esiste il correttore, cara Barbie, ma capisco che tu sia così fortunata e ok, questo è il meglio che riesco a fare soltanto con il fondotinta, perché non è esattamente il fondotinta full coverage, cioè più a media coprenza, quindi più di così ragazzi non va. E poi a questo punto lei dice di applicare del make up, lo chiama make up, non so che cosa sia, a che cosa si riferisca, penso sia la cipria, perché dice di andare a fissare il fondotinta, quindi, ed è una cipria, fa una specie di baking praticamente, e noi faremo la stessa identica cosa, anche noi con una cipria bianca, in realtà è traslucida, ma se ne applica un pochino di più appunto per il baking, risulta effettivamente bianca. Questa è di Givenchy e si chiama Poudre Première. Ragazzi, correggetemi se in francese sbaglio, che può benissimo essere pronunciato in tutt'altra maniera. Comunque, Poudre Première, e il colore è appunto trasparente, quindi non c'è colore. Sì, effettivamente lei lo stende su, praticamente sotto gli occhi, con un pennello tipo questo. Io di solito utilizzerei un pennello più ampio, aiuto, tipo questo, però lei appunto si trova bene con una robina così e quindi faremo la stessa cosa anche noi. E tra l'altro il mio specchio secondo me fa molto Barbie, rosa con questi glitterini, brillantini, fa molto Barbie. Allora lei praticamente va ad applicare la cipria così, dice, con a forma triangolare, quindi che in realtà lascia completamente fuori la parte appena sotto le ciglia, quindi praticamente non va proprio a fissare il fondotinta dove andrebbe fissato di più, ma appunto Barbie è talmente figa che non ne ha bisogno. Sto respirando un sacco di cipria, ne mette poi a chili anche sulla fronte, dice di applicarlo anche sulle palpebre e poi va a sfumare il tutto. L'unica cosa che non riesco a capire è che dopo che ha sfumato il tutto le rimane una striscia bianca che parte dalla fronte fino alla punta del naso, quindi non ho ben capito come sia possibile ciò, o forse si è dimenticata di sfumare. In realtà no, perché poi
appunto ci serve, ci servirà questa strisciolina bianca, anche se Bambi dovrebbe imparare a spiegare un po' meglio, perché dice, prima dice appunto di sfumare il tutto, poi invece rimane con questa striscia bianca. Ok, lei a questo punto ha sfumato tutto e si ritrova appunto con questa linea bianca. Ma io mi sono attrezzata, ragazzi, e con la Makeup Forever Professional 12 Flash Color Case, questa palette è una palette di ombretti in crema di Makeup Forever, è pazzesca, io la consiglio sempre a tutti, sia come base che per trucchi insomma più elaborati, è fenomenale. E la stendiamo proprio come Barbie sul naso, in questo modo, partendo più o meno dalle sopracciglia e salendo verso la fronte. L'unica cosa strana di questa palette è l'odore di questi ombretti, che mi ricordano un sacco quei colori che utilizzavano su di me quando ero piccolina per truccarmi a Capodanno, che hanno, no a Capodanno, a Carnevale, che hanno quel distinto profumo di chimico, ok? Allora, mi sa che lei poi lo applica anche un po' più in basso, così dovremmo esserci, ragazzi, eh? Da qui in su praticamente lei lo sfuma. Non è molto semplice sfumare un prodotto in crema sopra un prodotto in polvere, perché abbiamo applicato chili e chili di cipria traslucida, ma ragazzi ci proviamo e faccio del mio meglio. E più o meno dovremmo esserci, linea super definita fino alla punta del naso e poi dalle sopracciglia in su sfumata. Alright, poi lei va ad applicare praticamente con lo stesso identico pennello, dice nel video che si tratta di un ombretto bianco shimmer sopra le palpebre mobili. Noi andremo prima ad applicare un po' di base bianca, perché altrimenti se vado ad applicarci un ombretto bianco così non risulterà bianco bello intenso, come ben sappiamo tutti, solo a Barbie risulta bianco bello intenso, quindi vado almeno a metterci un po' di base bianca. E poi ragazzi, prima di filmare questo video sono andata a vedere su Google quando è Carnevale e non ci posso credere che sia praticamente tra un mese, cioè è assurdo il fatto che tra un mese inizia Carnevale, mi sembra l'altro ieri che era Natale, come può essere che sia già Carnevale? Io veramente non lo so, ragazzi. Non siete sconcertati anche voi di questo fatto? Non lo so, io ci sono un po' rimasta, perché vedendo questo video volevo assolutamente rifare questo tutorial, poi mi sono detta, no vabbè, non è mica Carnevale, poi sono andata a controllare ed effettivamente tra 4 settimane è Carnevale, cioè pazzesco, cioè in realtà comincia Carnevale tra 4 settimane, però comunque. E a questo punto andiamo ad applicare questo ombretto bianco shimmer. Io utilizzo questo, mi rivedo in videocamera così e mi viene da ridere, scusate, utilizzo questo che è appunto un bianco perlato di Essence, si chiama Live, Laugh, Celebrate, e sono quegli ombretti mono che in realtà andrebbero inseriti volendo nella palette, io invece ce l'ho così. E andiamo a... se trovo un pennello decente? No, in realtà, Nicole, non imbrogliare, lei utilizza lo stesso identico pennello che ha utilizzato per il resto, quindi faremo lo stesso anche noi. Non so come... cioè, non lo so. Io che comunque ho gli occhi abbastanza grandi, non riuscirei ad usare un pennello così per gli occhi, ma... se lo fa Barbie, dobbiamo farlo. E va tranquillamente a spennellarlo sulla palpebra. Tu, così. Effettivamente, insomma, non è poi così male. Vabbè che il colore è salito fino alle sopracciglia, ma dettagli. A Barbie non succede, perché a me sì e a Barbie no. Perché a lei viene perfetto e a me no. Adesso lei va ad applicare, a fare il contouring. Perché ragazzi, Barbie è troppo avanti e quindi fa anche il contouring. E dice di prendere un colore marroncino scuro. Quindi andiamo a prendere, io userò questa di Fenty Beauty ed è la Private Island Sunstone. No, è la... Sunstalker colore Private Island ed è appunto una terra. Non è super fredda come colorazione, perché quella che usa Barbie appunto non mi sembra freddissima in realtà. Se non sbaglio, quello che lei utilizza è sempre lo stesso identico pennello di prima. Praticamente Barbie ha case, camper, ville con piscina eccetera, però ha solo un pennello e praticamente va ad applicare, ok, va ad applicare la terra sopra gli zigomi, invece di andare sotto va praticamente sopra gli zigomi. Cerchiamo di fare lo stesso anche noi, anche se il tratto che stende lei è super definito, quindi una roba del genere, ragazzi. E dice un po' anche sotto il labbro inferiore, cosa che io non ho mai fatto e penso serva per
creare un chiaroscuro e rendere le labbra un pochino più luminose. Alla vista, in realtà, io vedo solo una macchia arancione, ma anche qua dettagli. Poi lei dice di andare a sfumare il tutto e tentiamo di sfumare per bene il tutto, fatta eccezione per questa parte che rimane bella definita. Devo dirvi che io di solito non applico mai la terra sotto l'attaccatura dei capelli, cioè la applico sempre solo ai lati del mio viso, ma mai qua sotto. Però vi devo dire che Barbie mi ha insegnato qualcosa, perché non mi dispiace affatto vederla applicata anche qui. Mi piace l'effetto che dà, anche se abbiamo applicato un sacco di prodotto, quindi dobbiamo sfumare tantissimo per rendere il tutto naturale. E poi immagino di dover sfumare anche questa terra sotto le labbra, che ripeto, non avevo mai visto nessuno applicare la terra qui, però Barbie è qui per insegnare a tutti noi, dopo tutto. Poi a questo punto lei passa agli occhi e prima va a stendere un eyeliner allungando la forma del viso e dice di lavorare l'eyeliner dall'interno verso l'esterno. Quindi anche noi ci siamo attrezzati. Questo è il Love Lust Disco Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. È la prima volta che lo utilizzo, quindi spero sia semplice, perché come sapete io ci litigo sempre con gli eyeliner, quindi vediamo. Bonus points se indovinate che cosa c'è in questo bicchiere. Se mi seguite lo sapete. Tentiamo, anche se non credo che sia semplice allungare l'occhio sull'angolo interno, quindi vediamo che cosa riesco a fare. Se ho visto bene, lei non crea la codina, cioè va praticamente solo a contornare l'occhio con l'eyeliner e poi con la matita nera sotto, ma non crea nessuna codina, si ferma qua. Che poi lei la rende anche piuttosto spessa qui in questo angolino, quella linea, quindi non credo sia un bel vedere, almeno su di me, non credo mi starà bene, ma ci proviamo. Ok, non mi ci vedo affatto bene, ma aspettiamo di finire l'occhio e poi vediamo com'è il risultato. Quindi lei poi va, cioè non lo dice nel video, parla solo di eyeliner, ma io vedo che ha una linea di matita nera all'interno dell'occhio, lì non si può applicare l'eyeliner, quindi per forza deve essere una matita nera, e lei lo applica la matita nera anche all'interno della rima superiore, quindi faremo lo stesso sia sopra che sotto. E questa è la Satin Casual Liner di Victoria Beckham, che come sapete per me è una delle migliori matite al mondo mai viste, mai provate. È super scrivente, super nera. E poi il problema non è tanto andare a farlo su un occhio questo lavoro, il problema è cercare di rifare la stessa identica cosa dall'altra parte, quindi in modo che siano almeno proporzionati e bilanciati. Sono 10 anni che mi trucco, ragazzi, ma ogni volta che vado a stendere la matita sulla parte superiore della riva interna, matematico che mi prude, mi fa il solletico e mi lacrimano gli occhi, cioè è proprio matematico, sono le certezze della vita, che ovviamente a Barbie non succede. E che cosa fa lei dopo? Andiamo a vedere. Ah, ok, dopodiché direttamente mascara, dice di appunto applicare mascara. Andiamo ad usare il Damn Girl di Too Faced, che è uno dei miei mascara preferiti. Ma prima pieghiamo le ciglia. Barbie non lo fa perché è strafiga e ha le ciglia piegate di suo, ma io per averle simili alle sue, cioè visibili, devo piegarle, tant'è che non faccio il lash lift da un po' e quindi se non le piego non le vedete proprio. Tra l'altro notare la differenza. Ok, invisibili, qua si vedono, ok. Che poi Barbie, secondo me, usa le ciglia finte. Dovrebbe essere onesta e dire che usa le ciglia finte, perché come fai ad avere ciglia così lunghe, così fighe, solo con il mascara? È impossibile, ragazzi, diciamocelo, è impossibile. Nelle immagini da lontano non si vede, ma nelle immagini da vicino all'inizio si vede che applica un po' di mascara anche sotto, quindi faccio anch'io lo stesso. Che poi non so come faccia lei, ma con tutte le cifre che abbiamo messo mi sta tirando tutta la faccia, specialmente senza primer e con tutta quella cipria probabilmente mi verrà una paresi facciale. Allora, poi, ah ok, lei dice di applicare, e qui non ha molto senso, perché dice di applicare un colore marrone di chiara o media intensità sulle sopracciglia, ma in realtà usa un nero che più nero non si può, quindi non ho ben capito se devo seguire quello che dice o quello che fa.
A questo punto, vabbè, lei ha detto di media intensità, andiamo ad usarne uno di media intensità. Quindi userò la Brow Contour Pro di Benefit, e questa è in brown medium come colorazione, ed usiamo la Deeper Shade, la tonalità più scura della matita. Anche se, ripeto, le sue di sopracciglia sono nere che più nere non si può, quindi Barbie non ha ben chiaro che cosa sia un marrone di media intensità, evidentemente. Boh, comunque già questa colorazione è decisamente troppo scura per me, quindi direi che siamo in linea con il suo make-up. Ma a voi piacevano le Barbie? Perché alcuni sono matti per le Barbie, altri so per tipo le Bratz. A me piacevano un sacco le Barbie. Avevo tutto, il camper, la casa con l'ascensore, la Porsche. Poi c'era... come si chiamava? Stacy o Shelly, la cugina, la sorella, vabbè, 500 Ken, ovviamente. Ok, poi lei prende con un pennello, noi utilizzeremo un eyeliner nero per fare lo stesso identico tratto nero, e va a portare il colore dalle sopracciglia fino alla punta del naso. Quindi lei ovviamente ha una mano fermissima e le linee sono perfette, spero di essere in grado di fare lo stesso. Oh mio Dio, è difficilissimo, non ci riuscirò mai! Vado tutta storta! Dai, Nicole, ce la puoi fare, ok? Più o meno, molto più o meno. Qui poi mi è uscita tutta spessa, ma vabbè, se vado a ritoccarla adesso faccio un casino. Una volta finite queste due linee... Ah, ok, va a riempire tutta la punta del naso di nero. No, l'eyeliner si sta tutto colorando di bianco! Salviamolo, salviamolo, ok. Una volta completato con la puntina del naso, lei, sempre con lo stesso pennello poi inspiegabilmente, va a creare questi puntini bianchi sul viso. E noi utilizzeremo di nuovo la nostra palette di ombretti in crema Make Up For Ever con un pennellino sottile. Questo penso che andrà bene. Barbie, non puoi dirmi che utilizzi lo stesso pennello per l'eyeliner e poi anche per fare i puntini bianchi. Cioè, è impossibile che prima utilizzi il nero e poi il bianco sullo stesso pennello. Comunque, andiamo a creare anche noi questi puntini bianchi sul viso. Lei inizia dall'attaccatura dei capelli e continua così. Tutto sommato, però, secondo me esce carino questo tutorial, non è male. Il mio OCD mi dice di farli perfettamente in fila, ma devo trattenermi. Adesso fa lo stesso, anche se non sbaglio, sulla fronte, vediamo, sì, effettivamente fa lo stesso un pochino anche sulla fronte. Qui sono un pochino meno visibili naturalmente perché già c'è il bianco, quindi sfumiamoli un po'. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere tutto. Ok, lei poi va ad aggiungere due rami per appunto andare a creare tipo le corna del cervo praticamente. Io, perdonatemi, ma i rami non li ho a casa, quindi questo dovremmo saltarlo. Una cosa però, vedo che lei ha un rossetto che è molto molto simile, lei non dice di applicare alcun rossetto, quindi teoricamente questo dovrebbe essere il make up finale, ok? Ma potremmo applicare questo rossetto che è di Mellow Cosmetics, è un matte lipstick colore Posh, è... Vedrete che comunque rimane molto simile al colore che ha lei. Ok ragazzi, questo è quanto per il tutorial di Barbie. Che cosa ne dite? Vabbè, io mi sono divertita a seguirlo e posso dirvi la verità, pensavo uscisse molto più assurdo, ma secondo me per carnevale è super facile, super carino da fare, non servono tantissimi prodotti e davvero, applicandoci praticamente qualche ramo, siete già pronti, perfetti. Vabbè, lei applica i rami, ma se avete le orecchiette, quelle magari da cerbiato, magari un pochino più carino, però... Tutto sommato mi sono divertita a cercare di riprodurre il suo makeup tutorial, spero di non avere lo stesso sui denti che mi capita sempre, se mi capita fate finta che non ci sia. E questo è quanto per il video di oggi, spero davvero vi sia piaciuto, scrivetemi tutto nei commenti che li leggo sempre tutti. E come al solito, dovrei dirlo ad inizio video ma mi dimentico sempre, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video, attivate la campanella così vi arriva la notifica quando ne esce uno nuovo e mettete like al video se vi è piaciuto. Bacio grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!